Riuniti a Londra, i donatori per la Siria si sono impegnati a dare l'equivalente di circa 9 miliardi di euro di aiuti. Gli investimenti preannunciati e trasferiti entro il 2020 dovrebbero creare tra l'altro oltre 1 milione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e nei paesi di accoglienza vicini alla Siria. L'annuncio è stato fatto dal premier britannico David Cameron. Siamo riusciti a raggiungere 6 miliardi di dollari solo per il 2016 e ulteriori 5 miliardi sul lungo termine fino al 2020. E questo significa che milioni di persone riceveranno sufficiente cibo, assistenza medica e un tetto sicuro. Una parte degli aiuti sarà data direttamente ai rifugiati, ma anche i paesi che ne ospitano il maggior numero, vale a dire Giordania, Libano e Turchia, riceveranno un sostegno finanziario. Il re Abdallah II di Giordania ha dichiarato: per noi un vero sostegno significa non solo soddisfare le esigenze urgenti di milioni di rifugiati, ma anche aiutare il nostro paese a proseguire nella giusta direzione, svolgendo un ruolo cruciale nella nostra regione e rimanendo forti per il mondo. I donatori si sono impegnati a versare un importo 3 volte superiore rispetto alle promesse dello scorso anno.